Isola dei famosi, due beccati a consumare. Leoni, che schifo. Paolo Nois, durante l'ultima puntata dello Zoo di 105, ha rivelato alcuni retroscena sulla coppia Cecchi Paone Antonini. Alessandro e Simone, racconta l'intervistato, si sarebbero alzati durante il chiaro di luna per fare cose davanti agli altri naufraghi che stavano dormendo. Leoni si sarebbe trovato la scena davanti agli occhi, da qui la confessione a Nois. Durante la puntata dello Zoo di 105, Paolo ha parlato della coppia Cecchi Paone Antolini, svelando alcuni retroscena. Hanno cominciato a divertirsi anche in spiaggia. Alle 3 del pomeriggio ti giravi e loro erano lì che limonavano, spiega durante l'intervista. I due, come affermato da Nois, sarebbero stati gli unici ad aver fatto tutto durante la loro esperienza sull'isola. L'ex concorrente del programma Mediaset si è poi sbilanciato, snocciolando ulteriori dettagli sulla coppia Cecchi Paone Antolini. Lo volevano fare al chiaro di luna, confessa mentre racconta i retroscena della loro prima notte in spiaggia. Il racconto di Christopher Leoni a Paolo Nois. Sembra quindi che Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini siano andati oltre un semplice bacio, come quelli scambiati durante la prima puntata dell'Isola dei Famosi o dopo aver superato il primo televoto. Trattandosi di un semplice retroscena raccontato da Nois, tuttavia, non sappiamo quanto ci sia di vero in merito alla vicenda. Poiché si ha a che fare con argomenti particolari e di carattere privato, lo stesso Paolo non ha voluto raccontare i dettagli per non ledere la privacy della coppia. Paolo Nois ha raccontato anche ulteriori retroscena su quella che è stata la reazione di Christopher Leoni alla scoperta di una simile situazione. Reazione senza dubbio esagerata in cui sarebbero stati usati toni fuori luogo. Questo il resoconto fornito dallo speaker. Una mattina Christopher mi dice: "No, no, la prossima volta prendo un bastone. Che schifo." E io: "Che cavolo è successo, Christopher?" E mi ha detto tutto. Cosa? Praticamente si sono alzati al chiaro di luna e si sono messi a fare cose davanti a noi che dormivamo. Christopher si è trovato la scena davanti. Poi ci ha raccontato i dettagli che non dico per privacy di Cecchi Paone. Quindi ci hanno preso gusto.